Allora, ciao a tutti ragazzi, ho deciso di fare questo video, sarà un po' diverso dai miei soliti video sulle armi, la difesa abitativa, eccetera, eccetera, moto e queste cose qua. Stavolta parliamo di tonsillectomia. Ho deciso di fare questo video perché non ne ho trovati in rete fatti bene in lingua italiana, dove un utente spiegasse cosa ha provato, cioè nel senso ne ho trovati malfatti, insomma, non ne ho trovati fatti bene dove il paziente dava le sue opinioni. Allora dunque, partirò dalla sala operatoria, dal preintervento, fino ad arrivare alla completa guarigione, a oggi, a un mese esatto dall'intervento, anzi domani per me è giovedì 8, è un mese dall'intervento. Allora, premesso che lo rifarei, è stata dura per carità, non è una passeggiata. Però lo rifarei perché con tutti i problemi che dà le tonsille, ora io le ho tolte per un motivo particolare, io non soffrivo di 10 tonsilliti l'anno come soffre certa gente, io le ho tolte per l'esercito, le ho tolte per l'esercito perché voglio entrare nei corpi speciali, adesso non sto a spiegarmi, però sicuramente io avevo una massimo due tonsilliti l'anno, oltre ad avere le tonsille perennemente infiammate, quello sicuramente. Però una tonsillite nella giungla può fare la differenza tra un soldato vivo e un soldato morto. Quindi ho deciso di toglierle subito. Comunque, al di là delle mie motivazioni, partiamo. Allora, si fanno tutte le visite, saltiamo tutta la fase delle visite preoperatorie, eccetera, eccetera. Allora, arriviamo al giorno dell'operazione. Si è prenotati per una determinata ora, si va in ospedale parecchio prima, completamente a digiuno. Neanche acqua si può bere fino a un tot prima dell'operazione. Comunque quello lo troverete sulla cartella che vi danno una cartella con su scritto tutte le istruzioni, vi dovete fare la doccia con un gel disinfettante, tutte queste cose qua. Allora, a me sono state somministrate poco prima dell'intervento delle gocce di Xanax per tranquillizzarmi o cose così. Mi sono preparato, mi sono messo il camice. Sono andato giù in sala operatoria, mi ha messo sul lettino, mi hanno portato dentro la sala, mi hanno legato mani e piedi per evitare movimenti, mi ha messo una canula sull'avambraccio e niente, mi ha legato appunto mani e piedi e sono partiti con l'anestesia, mi ha messo il respiratore in faccia, non so cosa uscisse da quel tubo onestamente, però mi ha detto di respirare, non so se era ossigeno, semplicemente per dare poi più tempo per intubarmi, non ho ben capito. A un certo punto l'anestesista ha dato il via all'assistente, mi hanno iniettato in vena delle sostanze e boh, cioè proprio mi ha distrutto, cioè mi sono proprio. Avevo paura di non addormentarmi perché ero agitato, mi sono proprio addormentato a piombo. Ecco, sono stati 10-12 secondi da quando ho iniettato quella sostanza che ho creduto di morire, perché io faccio apnea, sono abituato ad avere il controllo dei muscoli respiratori, no? E lì avevo gli occhi chiusi, ero ancora cosciente, ma non avevo il controllo dei muscoli respiratori e ho detto, cazzo, sto morendo, fate veloce a intubarmi che sto morendo, fate veloce. E poi a un certo punto mi sono rassegnato, ho detto va bene, vabbè, poi ero anche un po' in botta, non so cosa mi abbiano iniettato, ho detto va bene, allora lasciatemi morire così. Allora mi ero arrabbiato, ma ero arrabbiato e ho detto ma guarda come mi tocca morire su sto lettino dell'ospedale delle palle per una tonsillectomia, ho detto va bene, lasciatemi morire così. Allora, pum, non mi ricordo più niente, mi sono svegliato dall'anestesia che era tutto fatto, ero già stato operato e mi sono svegliato, ero appena fuori dalla sala operatori, mi hanno svegliato loro e vado in camera. Ecco, da lì è iniziato poi il duro della tonsillectomia. Allora, la prima notte non è così tanto dura perché a me è stato dato un elastomero, che è un dispositivo con un elastico, adesso andatevi a informare su che cos'è l'elastomero, che rilasciava della morfina. Avevo sto rilascio della morfina graduale, più avevo un tastino. Con questo tastino potevo schiacciarlo e avere un rilascio, diciamo, più massiccio nell'immediato e
Io non mi sono fatto problemi, l'ho usato, me ne fregava niente. Dico, tanto è da stupidi star lì e sentire male, pompa, pompa, pompa. Tanto i giorni dopo ti dovrai prendere un botto di farmaci. Vabbè, io non so proprio stato, mi fa attento che se ne usi troppo al mattino sei storto. Cosa me ne frega se sono storto al mattino? Io ho pompato, non ho avuto male, vaffanculo. Una cosa che consiglio, ecco, tenete lo schienale del lettino dritto. Ma proprio dritto da stare quasi a 90 gradi. Non arriverà a 90 gradi il lettino dell'ospedale, ma ci arriva vicino comunque. Tenete il lettino molto dritto, lo so che vi viene mal di schiena, ma appena la testa vi si abbassa così, oppure all'indietro, vi viene, cioè, vi sembrerà di soffocare, come se il muco ostruisse i polmoni, cioè bevete il catarro, è difficile. Vi va per traverso, non so se è una conseguenza della tonsillectomia. Ho una conseguenza dell'intubazione, che il tubo passa, non ho ben capito, però è così. Quindi l'unica posizione per dormire è con la testa dritta o leggermente inclinata a sinistra o a destra, cioè un po' di traverso, è una posizione che poi troverete. Comunque non abbassatevi così e non andate indietro perché vi va per traverso e vi svegliate tossendo. Ok, la prima notte è passata così e boh, il giorno dopo mi hanno dimesso, mi hanno fatto un controllo e mi hanno dimesso. Ecco, il primo otorino che mi ha visto mi ha dato del paracetamolo come antidolorifico. Io tra me e me pensavo mi faccio le seghe col paracetamolo. Infatti ho chiesto un altro otorino, mi fa no, è troppo blando, prendi del Tachidol. Il Tachidol è paracetamolo più codeina. Io mi sono trovato benissimo col Tachidol, poi ho preso anche del Contramal e mi ha detto in caso di emergenza quando hai proprio male. Ok, arrivo a casa al pomeriggio, cioè al mattino, beh, mi hanno dimesso tra fare una cosa e l'altra, era già venuto 12, 12 e mezza. Arrivo a casa, era ora di pranzo, avevo fame. Ecco, per tutta la durata del post-operatorio vi consiglio, io ho utilizzato questa tecnica qui, diciamo, prima dei pasti, che poi non erano pasti, erano pappette, prendevo del Tachidol. Questo Tachidol lo prendevo 3 volte al giorno, poi sono diminuito a 2, poi diminuito a 1 e poi ho smesso a seconda di quanto male avevo. Un effetto collaterale del Tachidol è la stitichezza. Io prima andavo in bagno regolarmente, ma 2-3 volte al giorno, così col Tachidol sono stato 5 giorni senza andare in bagno. E diventa poi più pesante quello che la tonsillectomia. Assoluto riposo, a letto. Ecco, i primi giorni il problema più grosso sarà dato, almeno per me, non solo dalle tonsille, proprio dall'ugola ingrossata. L'ugola era più grossa del mignolo, era lunga e allora ho dovuto prendere il cortisone. Ora prendete questi dati con le pinze, non vi sto prescrivendo, non sto facendo prescrizione a nessuno. Il cortisone, secondo me, oltre che per il male, mi ha aiutato tanto, 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 tanto per far sgonfiare l'ugola, che era quella che dava più fastidio di tutti, perché avete l'ugola che di continuo è appoggiata sulla lingua, vi dà fastidio ogni movimento che fate. Poi, quella è una cosa fondamentale, diminuire l'ingrossamento dell'ugola. Poi, quando vi lavate i denti, molta attenzione, lavateli parecchie volte al giorno anche, l'igiene dentale deve essere perfetta appunto per evitare infezioni, cose così. E io usavo un colluttorio non alcolico, piano a fare i risciacqui, non sforzate troppo. Un altro consiglio che vi posso dare: quando sbadigliate, non fate degli sbadigli, cioè fate, aprite, cercate di aprire il meno possibile la gola. Ma tanto ve ne accorgerete, quando sbadiglierete vi farà male, vi farà tanto male la gola. Quindi sbadigli controllati. E io ho fatto il pieno di omogenizzati, cose così. Diciamo che dopo un po' mi sono rotto le palle, mi sono rotto le palle, il mio torino quando gli ho detto si è messo a ridere, però io frullavo tutto, io ho mangiato la pasta, mangiavo la pasta al forno, mangiavo le bistecche, frullavo tutto, mi sono fatto del brodo di carne a parte, mega 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 liquido, e poi ad esempio facevo pasta alla carbonara, frullatore, lo diluivo con questo brodo di carne, frullavo tutto, lo rendevo un omogenizzato, però almeno non è il massimo, ovviamente, è un po' un'eresia, chi ha inventato la pasta si rivolterà nella tomba, ma era l'unico modo. Poi io mi allenavo, mi alleno tuttora, ho ripreso gli allenamenti da poco, e
per evitare al massimo il catabolismo muscolare, la perdita dei muscoli, insomma, cercavo di mangiare un po' di tutto. Ecco, assoluto riposo, niente allenamento per nessun motivo. Non mi venga in mente di fare allenamento perché mi è capitato di sanguinare dalle tonsille semplicemente andando in bagno. Mi è capitato di sanguinare dalle tonsille alzandomi bruscamente dal letto o coricandomi velocemente. Manovre, ogni volta che sollevavo un peso, ma non un peso da allenamento, che fosse una scatola, una borsa, ogni volta che mi chinavo in giù sentivo la pressione che aumentava sulle tonsille, sentivo proprio le tonsille che spingevano. Sono molto molto delicate, non fate sforzi perché se li finite in sala operatoria è un casino e dovete ricominciare tutto da capo. Ecco, un altro consiglio che vi do: io notavo il male maggiore ce l'avevo durante la mattinata quando mi svegliavo. Perché? Perché di notte non erano ben lubrificate né dal cibo né dall'acqua. E la lubrificazione è fondamentale, tenetele allenate. Parlate, se riuscite masticate un Chicles. Ora dico perché se riuscite, non è il problema di masticare, il problema è che il Chicles vi stimola la salivazione e poi dovrete deglutire, quello fa male. Ma cercate di deglutire il più possibile, che sia acqua, che sia quello che volete, evitate i succhi di frutta, Coca-Cola o cose che vi impastano la bocca perché vi renderà meno fluida la saliva e vi dà del danno, bevete solo acqua. Niente, che dire. Più muovete la gola, più parlate, più bevete, più la tenete idratata, meno male vi farà. Se voi iniziate a bere poco, parlare poco e cose così per il male, i tempi di guarigione saranno più lunghi e vi farà più male. Bisogna tenerla in movimento, è come una crosta su una parte mobile, è come per dire avere una crosta qua che quando secca faccio fatica, però una volta che la crosta si è... Beh, in questo caso si strappa, no? Però se la tieni sempre umida riesci a muovere bene. E se la fai seccare fai sempre più fatica, no? Il principio è quello lì. E che dire, cibi sempre freddi, non abbiate paura di mangiare del cibo freddo, caldo assolutamente no, ma ve ne renderete conto voi da soli dei vostri limiti. Purtroppo non c'è modo di preservare la massa muscolare in nessun caso. Io ho perso 5 kg, pesavo 78, sono arrivato a pesarne 73 e ho perso molti muscoli mantenendo più o meno invariato il grasso, perché poi mangi budini, porcherie, anche lì non contenetevi, non state a contenervi, tanto non ha senso, anche prendere degli integratori non ha senso, perché tanto la massa muscolare diminuisce, il catabolismo è sempre attivo, per quanto tu possa stare a riposo, appunto, cala la produzione di testosterone, cala tutto, l'antibiotico ti indebolisce, il cortisone ti indebolisce, gli antidolorifici ti indeboliscono. E un altro consiglio che posso darvi, oltre appunto a questo del cortisone, del tachidol, eccetera, eccetera, tenete a portata di mano questo farmaco. Mi ha prescritto a Torino, si chiama Urol, è in fialette così, sono sia iniettabili che bevibili, diciamo, è un antiemorragico, praticamente nel caso in cui dovesse sanguinare, prendete questa fialetta e salvo emorragie gravi il sangue si dovrebbe fermare. A me è capitato al 20° giorno, avevo una crosticina che si è staccata prematuramente, diciamo, e ho sanguinato. Mi sono coricato, ho sbadigliato, ho sentito fare pac in gola e sputavo sangue. Niente di grave, ho usato questa fialetta e mi è passato, insomma. Normalmente potrebbe capitarvi di sputare sangue, ma una quantità come se fosse... non so, ecco, come quando vi lavate i denti, magari sfregate troppo, vi sangue nella gengiva. Quella quantità di sangue lì è normale. Perché comunque è pesante per la tonsilla, cioè è tagliata, cauterizzata, è comunque un'operazione. E niente,
Niente, spero che tutto ciò vi possa essere stato utile. E niente, buona operazione ragazzi. Cercate di stare tranquilli, non è niente di così mostruoso, né l'anestesia generale, né il post-operatorio. Diciamo, non è una passeggiata, però si è affrontata nel modo giusto e con la giusta testa. Non è niente di così, fatelo. Se dovete farlo, fatevelo, toglietevi sto dente, o meglio ste tonsille, e buon, perché dopo ne vale la pena. Io comunque adesso sti chili qui li sto recuperando, ho ripreso ad allenarmi da una settimana, tempo ancora 2 o 3 settimane, si recuperano tranquillamente. Ecco, un consiglio che posso ancora darvi: se l'intervento fatelo preferibilmente in inverno, perché in estate è più dura. Stare chiusi in casa, poi fa caldo, è una rottura di palle. Invece in inverno tutto sommato si sopporta. Ah, ancora una cosa che quasi dimenticavo. Un consiglio vi do. Per dormire, usate due cuscini. Adesso vi dico, allora, prima di tutto mettete sul cuscino un asciugamano, perché può capitarvi di sbavare. Ora, normalmente la testa su un cuscino è appoggiata così. Voi dovete fare in modo che la testa non sia così. Innanzitutto non potrete dormire a faccia in su né a faccia in giù, almeno io non ci riuscivo perché mi si bloccava di nuovo la gola. Il cuscino dovrebbe diventare, o lo piegate in due così, cioè tipo salsiccia, tipo non lo so, lo piegate in due. O usate direttamente due cuscini come usavo io, in modo che la testa stia non così, cioè non orizzontale, ma più verticale. Lo so che è scomodo per dormire, vi verrà anche un po' male al collo, ma la testa deve stare così, o laterale, girata a sinistra o girata a destra, ma leggermente su deve stare. Cioè più si avvicina verso il 90 gradi, che sarebbe la posizione ideale, ma ovviamente non si riesce a dormire, e meglio è. Deve stare il più possibile lontano dagli 0 gradi, deve essere il più inclinata possibile, in modo che fluisca meglio il muco, il catarro, tutto il sangue, tutto quello che c'è. Dovete stare con la testa più vicino possibile ai 90 gradi. Fate una via di mezzo, tenetela magari a 45, non lo so, vedete voi. Questo comunque è importante, se no non riuscirete a dormire. Se dormite con la testa vicino agli 0 gradi, sul piatto, non riuscite a dormire perché vi si riempie tutto di catarro. Questo riguarda i fumatori, perché io mi ero informato parecchio sui forum, ho trovato parecchia gente che fumava e poi si lamentava che le tonsille sanguinavano. Ovviamente fumando ritardi la guarigione, fumando rischi, hai maggiore rischio di infezione, le infiammi di più, queste ferite da tonsillectomia, e crei uno shock termico che può farle andare a sanguinare. E quindi a tutti quelli che nonostante la tonsillectomia fumano, siete degli imbecilli. Vi auguro di andare di nuovo in sala operatoria. E se ci andate fatemelo sapere per favore nei commenti, perché farò i salti di gioia. Tutto, quella è selezione naturale. Quella è selezione naturale. Comunque, per tutti quelli che si devono operare, buona fortuna. Per tutti quelli che sono già stati operati, buona guarigione. Se aveste delle domande, dei dubbi e volete chiedere dei consigli, non esitate a scrivermi nei commenti, risponderò il prima possibile. E mi raccomando. Ciao, merde!